Andrea Milani, capitano del Latina Calcio, è sempre presente quando ci sono questi eventi così belli, così coinvolgenti dal punto di vista emotivo con tutti questi bambini. Insomma, tu ti trovi veramente a tuo agio in questo tipo di contesto? Ma sì, è normale che quando si sta intorno ai ragazzini, a questi ragazzi, è entusiasmante. L'importante è, ecco, che ci sia l'entusiasmo giusto da parte dei bambini, anche da parte dei genitori, che devono capire e imparare da questi eventi che il calcio è come una festa, ecco. Quindi diciamo, cambiano tante cose, naturalmente, diciamo, una banalità tra il calcio di questi anni, di questi livelli, rispetto al calcio professionistico, al calcio che giocate voi. Insomma, naturalmente questo tipo di cambiamento, che cosa lascia nella testa di un calciatore? Ma lascia i bei ricordi, sicuramente, anche se nel calcio professionistico i ricordi ce ne sono dei bellissimi, però quando tu vieni da queste categorie è il calcio più puro che c'è, quindi la purezza e la bellezza in sé per sé del calcio rimane a questa età. Poi quando si cresce subentrano altri aspetti che forse fanno un pochino male al calcio, però fanno parte della vita. Ecco. Da questo tipo di giornata magari trovi anche la carica, la voglia di far bene per quel che riguarda naturalmente la tua di carriera e la squadra della nostra città, insomma, che naturalmente ha bisogno di avere adesso l'entusiasmo giusto per ripartire. Ecco, sì, sicuramente abbiamo bisogno di entusiasmo. Questi eventi ti avvicinano di più anche alla città. Io sono di Latina, quindi in particolar modo ci tengo a partecipare, però penso che è solo perché stiamo in ferie fino a domani, altrimenti ci sarebbe stato pure qualche altro compagno che io conosco bene e sono sempre partecipe a queste manifestazioni. Quindi per me l'entusiasmo che portano i bambini saranno poi l'entusiasmo che bisogna portare allo stadio e nella città in generale. Un'ultima domanda, naturalmente devo chiedertelo, adesso c'è stato proprio ieri il cambio di panchina con Marchio Iuliano, che diventerà adesso il nuovo allenatore, ci sarà molto da lavorare, però le possibilità di potersi salvare, insomma, di garantire una salvezza a una città così importante come Latina, insomma, ci sono tutte. Ma la possibilità sicuramente c'è e noi dobbiamo sicuramente migliorare, perché quello che abbiamo fatto nel giorno d'andata non è bastato, però io vedo grosso margine di miglioramento. Adesso c'è stato questo cambio in panchina, dobbiamo ripartire tutti da zero, ci rimettiamo tutti in discussione, noi per primi giocatori che andiamo in campo, e un pochino tutti dobbiamo rimare, ecco, tutti dalla stessa parte e cercare di tirarci fuori da questa situazione. L'impegno sicuramente non mancherà.